Celebrante con il canto. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Vi darò sacerdoti secondo il mio cuore. Oggi celebriamo la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. In questa solennità, in questo cuore così grande, così immenso, siamo tutti immersi e in modo particolare noi sacerdoti. Per vivere intensamente questo grande dono del Signore, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che nel cuore del tuo Figlio ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore, fa che, rendendogli l'omaggio della nostra fede, adempiamo anche al dovere di una giusta riparazione,
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'amore del Signore è per sempre. L'amore del Signore è per sempre. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. L'amore del Signore è per sempre. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. L'amore del Signore per sempre. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. L'amore del Signore è per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. L'amore del Signore è per sempre. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Carissimi, in una rivelazione privata Gesù disse a Santa Margherita Maria Lacocque: Ecco il mio cuore che ha tanto amato gli uomini e da loro riceve molte offese. Il cuore è la sede dei sentimenti più nobili, più grandi, più belli, l'amore, la misericordia, la tenerezza, la bontà. È nel cuore
dove noi custodiamo tutto ciò che viviamo interiormente. E grazie al cuore che la nostra vita cambia. Se nel cuore, grazie alla preghiera, noi riusciamo a coltivare questi sentimenti, allora sì che la nostra vita può essere secondo il cuore di Gesù. Abbiamo ascoltato attraverso le letture come il cuore di Dio Padre è un cuore che ama e desidera che tutti noi siamo parte di questo amore, consacrati. Il consacrato è colui che appartiene a, ha il cuore simile al mio. E noi tutti siamo consacrati in forza del sacramento del battesimo. E quindi questo nostro cuore è chiamato a rigenerarsi, rinnovarsi, proprio nell'amore che riceviamo. Quindi scelti, chiamati, consacrati, rivestiti, rigenerati, perdonati. E poi nel Vangelo che è stato appena proclamato, questa prima parte che è una preghiera così bella, ma così ricca di gratitudine, ti rendo lode, o Dio Padre, perché tu hai rivelato le cose ai più piccoli. I più piccoli hanno il cuore più grande, hanno il cuore accogliente, hanno il cuore duttile, aperto, semplice. E poi nella seconda parte, venite a me voi tutti che siete affaticati e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. In questo desiderio del Signore ci siamo ciascuno di noi. In ciascuno di noi i sentimenti vanno e vengono. In ciascuno di noi i sentimenti possono essere nobili o non nobili. In ciascuno di noi tutto ciò che riceviamo da Dio può andare perduto o può crescere e portare frutti. E allora noi oggi chiediamo, Signore Gesù, cambia il nostro cuore, fa che il nostro cuore sia più attento, più vigile, più misericordioso. Quanta misericordia c'è bisogno oggi. Noi siamo facili al giudizio, siamo facili a condannare. E questo logicamente chi scivola nel giudizio, chi scivola nella condanna, è perché questo cuore è un cuore duro. Un cuore tenero è attento al giudizio. E quindi, o Signore, fa che i nostri cuori possano cambiare e soprattutto possono essere come il cuore di tua madre, Maria. Noi non siamo qui per caso, è lei che ci ha chiamati per fare questo respiro, questo profumo della sua presenza qui, in questo luogo, soprattutto questo cuore, dal cuore di Gesù al cuore, dal cuore di Maria al cuore di Gesù. E nel cuore di Gesù, il cuore eucaristico, che tra poco riceviamo nella Santa Comunione. Oggi, come dicevo all'inizio, è anche la giornata di santificazione dei sacerdoti, strumenti del cuore di Gesù. È vero,
alcuni limiti. Siamo persone limitate, ma noi, rivestiti, consacrati, inviati, cerchiamo di rendere questo nostro cuore sempre più attento e aiutateci nella preghiera. Solo la preghiera, non nelle parole così, solo la preghiera ci aiuta a cambiare il nostro cuore. E solo la preghiera fa sì che il nostro cuore possa toccare tanti altri cuori. E oggi noi vogliamo ringraziare in modo particolare, qui in mezzo a noi ci sono tanti sacerdoti che ringraziano il Signore per questo grande dono, grande vocazione. Ci sono tre sacerdoti che ricordano l'anniversario della loro ordinazione, 60 anni. Missionario in Brasile, prego. Poi un altro sacerdote, 50 anni in Guatemala, Brasile. Emigrati portoghesi, e poi Guatemala, 40 anni, 45, perdoni. Ecco, essere missionari è ancora di più, è questo spezzarsi e lasciar sì che questo cuore, in situazioni molto delicate, molto a volte difficili, essere accanto a queste persone che hanno bisogno di tutto. E questi cari confratelli hanno dato tutto di loro. E allora continuiamo a pregare, perché questo cuore che ogni giorno ci chiama a sé, ogni giorno ci avvolge con la sua tenerezza, ogni giorno nella sua misericordia ci rigenera, ogni giorno ci rende sempre più vicini a Lui, chiediamo, Signore, fa che possiamo rispondere a questo amore. E poi, come Gesù chiese a Santa Margherita Maria Lacocque, fa che non offendiamo il cuore di Gesù, fa che non offendiamo il cuore di Maria. Quante offese questi cuori ricevono da ciascuno di noi, dalle cose più piccole alle cose più grandi. A volte noi siamo troppo leggeri, a volte non siamo attenti. Quanto dolore loro sentono, questi due cuori, per la nostra leggerezza. E allora noi vogliamo prenderci questo impegno: non offendere il cuore di Gesù, il cuore di Maria, e con la preghiera riparare le tante offese, le nostre offese e le offese dell'umanità intera. Ci mettiamo in piedi e rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire la sorgente di ogni grazia e benedizione. Preghiamo insieme e diciamo: per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, Signore. Perché la Santa Chiesa, nata dal Cristo, nuovo Adamo, addormentato sulla croce, si faccia tutta a tutti, manifestando al mondo la grandezza del tuo amore. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, Signore. Perché quanti hanno scelto la via stretta dei consigli evangelici si facciano imitatori del Cristo, mite e umile di cuore, nell'adesione alla volontà del Padre e nel servizio ai fratelli. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Perché l'uomo contemporaneo, nel suo sforzo di rinnovamento culturale e sociale, non dimentichi mai il precetto evangelico della carità, principio e fondamento di ogni vero progresso. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Perché i cristiani divisi ritrovino la via dell'unità attraverso la conversione del cuore, la preghiera perseverante e le opere di giustizia. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, Signore. Perché noi qui presenti sappiamo vedere il Signore che passa nel fratello affamato, prigioniero, pellegrino, malato, e lavoriamo per la liberazione dell'umanità dalla miseria alla fame e dalla guerra. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Per questi tre cari confratelli che oggi ricordano la loro ordinazione, anniversario della loro ordinazione, per ciascuno di noi, perché possiamo avere un cuore mite e umile e così corrispondere all'amore di Dio, preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato il tuo spirito e ci hai aperto le sorgenti della salvezza, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo aderire a te, nostro Redentore, e portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Assieme al pane e al vino offriamo anche la nostra vita, accompagniamo l'offerta con il canto. Guarda questa offerta, guarda noi, Signore, tutto noi t'offriamo per unirci a te. Nella tua mesa, la nostra mesa, nella tua vita, la nostra vita, che possiamo offrirti, nostro Creatore. Ecco il nostro niente.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, unite agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che tu...
di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Questo sacramento del tuo amore, o Padre, ci attiri verso il Cristo tuo Figlio, perché animati dalla stessa carità sappiamo riconoscerlo nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione finale in questa solennità del Sacro Cuore, il sacerdote ora benedice tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire. Questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Ora rivolti verso la statua della Vergine di Fatima, che è stata collocata nel luogo dove è apparsa 100 anni fa, recitiamo insieme la preghiera giubilare di consacrazione. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale. Sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo. Insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela in te. Mostraci la forza del tuo manto protettore, il tuo cuore immacolato, sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E alla fine, avvolto dalla luce, e dalle tue mani giunge a noi, darà gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Salutiamo la Vergine con l'Ave Maria di Fatima. Il 13 maggio apparve Maria a tre pastorelli in cova di Ria. Ave Maria.
Lasciando la cappellina, continuiamo a mantenere questo clima di preghiera e soprattutto di silenzio. Buon pellegrinaggio.